chiamo Nunzio Marcelli, sono il locale rappresentante di questa cooperativa, Cooperativa Asca. Produciamo formaggi e carni, formaggi di varie tipologie, anche con nuovi prodotti rispetto alla tradizione abruzzese. E in più abbiamo un'attività di agriturismo che è composta di punto ristoro e alloggio. In più abbiamo dato vita a una serie di iniziative da un punto di vista commerciale, quale adottaunapecora.com, che è una forma di fidelizzazione, di compartecipazione tra il produttore e il consumatore. E la riscoperta di un antico contratto che si attuava nelle campagne di tutta Italia probabilmente, poi era stato dimenticato, ma sarebbe oggi la soluzione per una tracciabilità concreta che associa ad un prodotto il produttore e la sua azienda. L'associazione della nostra attività alle aree protette al momento non è molto, molto marcata. La cosa ci dispiace perché credo che questi ambienti abbiano la loro connotazione non tanto perché ci sia stato un organismo esterno che lo abbia definito area protetta, ma perché è nato attraverso una modifica ambientale associata ad una tradizione e a un uso del territorio come quello che noi stiamo ancora portando avanti. Le politiche di sostegno alle produzioni di questo ambiente sono eccessivamente carenti, quanto non responsabili a volte della mancata associazione della qualità del prodotto alla tutela del territorio. Io ritengo che l'attività di un'area protetta che sia associata ad una riserva regionale, a un parco naturale, abbiano grosse opportunità. Ma è nel concetto di base, quello fondativo, perché se nei piani di gestione di questi enti non viene rimarcato in maniera sistematica non solo il principio, ma l'agire ci disturba sia da un punto di vista produttivo e imprenditoriale, ma anche da un punto di vista di cittadini, perché non si possono destinare fondi del piano di sviluppo rurale per funzioni che nulla hanno a che fare con la gestione delle attività agricole. La regione Abruzzo e alcune regioni, soprattutto meridionali, hanno fortemente ridotto il sostegno al reddito degli agricoltori. Vi faccio un esempio: in Provenza un allevatore di ovini riesce ad avere un contributo pro capite di circa 100-105 euro. E in Abruzzo, le nostre pecore ricevono appena un contributo di 35 euro. I rapporti con le amministrazioni competenti sono, ci sono luci ed ombre. Preferirei che fossero più luci che ombre. Purtroppo su alcuni argomenti non ci si riesce proprio a capire. A mio avviso, proprio per una impostazione di fondo, che è quella che vede queste aree protette come un qualcosa, un libro dei sogni, probabilmente derivate dalla visione della produzione cinematografica da Disneyland e non da una visione concreta di chi invece è stato tra queste montagne, l'ha sempre vissuta, l'ha sempre utilizzata e ne conosce anche le pietre, a piedi. Ho sentito parlare di questo progetto, ho visto anche delle produzioni riguardo sempre da un punto di vista cinematografico, ma a mio avviso non sempre ci sono state delle effettive corrispondenze tra quello che è stato enunciato da un punto di vista degli obiettivi e quello che poi è stato effettivamente realizzato. Io gradirei che coloro i quali sono responsabili di questi finanziamenti
potessero aprire un dibattito democratico e non pilotato per quanto riguarda gli effetti di una politica di questo genere.